Bella vita la nostra, fratello? La migliore. Possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Che cos'è un prologo? Viviamo in un mondo in cui vige la regola della causa e dell'effetto. Quindi vi rendete conto che ogni episodio della nostra vita è ovviamente conseguenza di un altro episodio. Per questo motivo, fissando un episodio della nostra vita come il capitolo 1, l'episodio che ha scaturito questo nostro episodio può essere visto come un prologo. Il prologo, dunque, è qualcosa che viene prima. Una premessa, se vogliamo, un insieme di tutte le premesse. Per dire, il prologo dell'Iliade è proprio la faccenda del pomo della discordia, la causa scatenante della guerra. Spesso e volentieri, nei videogiochi, il prologo corrisponde con il tutorial. Un tutorial è una cosa fondamentale per un videogioco, perché materialmente si deve capire come si deve giocare. Far corrispondere un tutorial con un prologo avvincente è una cosa fondamentale, dato che rende l'apprendimento delle meccaniche di gioco piacevole. Inoltre, un prologo fatto bene dà la spinta necessaria, quell'iniezione di ritmo che fa poi proseguire il giocatore fino ai titoli di coda. Dei prologhi che ho apprezzato tantissimo di videogiochi usciti negli ultimi anni sono, per esempio, quello di Assassin's Creed 2, che abbiamo visto nell'inizio, o quello di Tomb Raider, o, per fare un esempio noto a tutti, il prologo di Skyrim, nel quale entra in scena prepotentemente questo drago, che ci fa intuire tutta la trama che verrà, cioè questo combattimento che verrà tra gli umani e i draghi. Il prologo di portata epica di Skyrim ci lascia intuire tutta la maestosità del gioco che verrà, e ci rendiamo conto che quindi il tutorial che accompagna le prime battute di gioco è accarezzato da questa sensazione, questa aria di epicità che poi ci accompagnerà per tutto il titolo. Ma uno dei prologhi, che a mio parere è uno dei più riusciti nella storia dei videogiochi, che ho apprezzato davvero tanto, è il prologo di Fallout 3. In Fallout 3 inizieremo proprio dalla nostra nascita, scegliendo il sesso ed il nome di questo bambino, poi muoveremo fin da neonato, all'infanzia, fino alla maggiore età, in un matto giorno in cui a nostro padre verrà la matta idea di scappare dal Vault sotterraneo, e noi ovviamente decideremo di seguirlo. E alla fine del prologo, quando si esce dal Vault e si vede la maestosità della zona contaminata, si rimane ad osservare per qualche secondo, per non dire minuto, la desolazione di questo paesaggio fantastico, perfetto nella sua essenza post-apocalittica. Quanto è importante un prologo? Beh, tantissimo. Se il detto "il buongiorno si vede dal mattino" è vero, ci rendiamo conto che ci dobbiamo innamorare di un titolo fin dall'inizio. E il prologo è proprio questo: introdurci nella storia e nelle meccaniche di gioco. A questo punto però ci si chiede: quand'è che finisce un prologo? Nei libri, nei film o nei videogiochi è molto chiaro, cioè quando l'autore decide che è finito il prologo e poi scrive capitolo 1, il prologo è finito ed inizia la storia. Ma nella vita come funziona? Come facciamo a capire quand'è che un prologo è finito? Io dico spesso che ci sono due tipologie di videogiochi: quelli che voglio sapere come vanno a finire e quelli che vorrei che non finissero mai. Ecco, io apprezzo la seconda tipologia di giochi. E anche nella vita vorrei questo, cioè io non voglio sapere come va a finire. Ogni episodio della mia vita non mi interessa sapere come va a finire, ma io vorrei che non finisse mai. Vorrei renderlo indimenticabile, far sì che sia infinito, ogni episodio. Per questo motivo non mi interessa procedere nella scrittura dei capitoli successivi. Io voglio rimanere a un prologo. E una volta finito il prologo, scrivere un altro prologo. E ancora un altro. E avere sempre nuovi obiettivi, sempre nuovi scopi, sempre nuova linfa vitale. Se la mia vita fosse un libro, non vorrei che fosse scritta da capitoli, ma da prologhi. Grazie dell'attenzione.